Amici, benvenuti all'edicola del Trap, puntata numero 52 in questo martedì 8 agosto. Tantissimi gli argomenti oggi, a partire dal ricordo, oggi 8 agosto, della tragedia di Marcinelle e di quello che significò, e poi tante altre curiosità da vedere insieme, altre cose importanti, e quindi andiamo subito alla sostanza. Vi ricordo solo in apertura che questa trasmissione è in differita e va alle 8:30 su YouTube, su ovviamente il solito Facebook nel profilo di Giancarlo Trapanese e poi anche sul canale 89 di MTV. La trovate poi anche sul sito 6 di Osimo 6 e poi i contenuti li trovate sempre su YouTube, sia l'intera trasmissione sia i singoli video. Come vi dicevo, oggi è una giornata particolare con moltissimi argomenti da affrontare e allora andiamo subito di corsa e il primo argomento di cui io voglio parlarvi è quello meteorologico, perché anche ieri ci sono stati piovaschi qua e là e vediamo allora se questa benedetta settimana di Ferragosto si avvia così come nelle previsioni. Quindi previsioni nazionali, poi accenneremo in chiusura a quelle regionali, ma così per darci un'idea abbastanza chiara. Vediamo. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che guardate, vedrà un graduale aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi anche sull'Italia, quindi ci attendono condizioni meteo estive, ma con temperature mai eccessivamente alte. Contrariamente alla nuvolosità attesa dalle nostre parti, ben poco da segnalare. Ogni tanto passa sì qualche annuvolamento, ma è stata più che altro di un po' di umidità o qualche velatura, nulla di che. E in effetti anche come precipitazioni poco da segnalare, non capita niente nel nostro paese e non capiterà, ripeto, per diversi giorni. Insomma, condizioni estive. Ci attende un martedì quindi all'insegna del sole, un po' in tutta Italia, però con un po' di vento, ecco, quello sì, vento nelle regioni meridionali dai quadranti settentrionali, soffierà piuttosto sostenuto, si attenuerà sulla fine giornata. E come temperature, come vi dicevo, valori relativamente contenuti, sotto i 30 gradi e a primo mattino c'è quasi bisogno di una felpina. Per i dettagli sulle vostre località fino a Ferragosto, anche oltre, consultate l'app gratuita di Trebimeteo. Bene, allora avete sentito, pare che finalmente questo periodo di Ferragosto sia salvo, almeno stando alle previsioni. E adesso passiamo all'almanacco, cioè quello che accadde negli anni passati nell'8 agosto. E cominciamo a parlare nel 1848. Era l'8 agosto quando la città di Bologna entrò in rivolta, una rivolta popolare, scacciando gli austriaci, che si ritirarono a nord del fiume Po, ma poi tornarono presto a Bologna. Nel 1849, invece, l'anno dopo, appunto, i patrioti italiani, l'8 agosto, Ugo Bassi e Giovanni Livraghi sono stati fucilati dagli austriaci a Bologna. Ne passiamo all'8 agosto del 1963. Beh, chi c'era lo ricorda, una rapina epocale, l'assalto al treno postale Glasgow-Londra. Nel Regno Unito una banda di 15 rapinatori rubò 2,6 milioni di sterline in banconote, forse il furto più importante se non del secolo, comunque poco ci manca. L'8 agosto del 1969 è il giorno in cui i Beatles si fecero scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. E ricorderete, questo molti lo ricorderanno chiaramente, quelle immagini drammatiche, era l'8 agosto del 1991. Quando la nave Vlora, anzi per l'esattezza, partita da Durazzo con circa 20.000 emigranti a bordo, giunse nel porto di Bari dopo 2 giorni di navigazione. Ricorderete quelle immagini drammatiche che forse diedero il via a quello che poi è diventato il fenomeno immigrazione. Nel 2010 era l'8 agosto quando un'alluvione in Cina a Gansu uccise più di 1.400 persone. Facciamo adesso in conclusione un passo indietro
in questa, diciamo, rassegna, perché torniamo al 1956. Era l'8 agosto del 1956. In Belgio, nella piccola cittadina mineraria di Marcinelle, scoppiò un incendio nella miniera di carbone. Morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse. La maggior parte, 136 di questi, erano italiani. Un dramma che è rimasto oggi è la giornata dedicata al lavoro degli italiani all'estero. E quindi abbiamo pensato, anche per il significato che ha questa giornata, proiettata nei giorni d'oggi, abbiamo pensato di dedicare una speciale, diciamo, riflessione che io vi propongo con questo servizio che ci vediamo assieme. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Ci sono tragedie nella storia che, al di là del semplice e tragico conteggio delle vittime, segnano un'epoca, hanno il significato di un momento sociale che merita ricordo, riflessione. Era l'8 agosto del 1956, quando un'esplosione di un incendio nel pozzo numero 1 della miniera di carbone di Marcinelle, a Charleroi, in Belgio, bloccò ad oltre 1.000 metri di profondità quanti erano al lavoro. Morirono tra fiamme e fumo 262 minatori. Di questi 136 erano italiani, tra loro 13 marchigiani, in gran parte del pesarese, ma c'erano anche un anconetano ed un paio del maceratese. I processi seguenti appurarono gravi responsabilità dei proprietari che avevano omesso di migliorare le condizioni di sicurezza, ma la tragedia era anche figlia di un momento sociale molto particolare. 10 anni prima, nel 1946, la nascente Repubblica Italiana, nell'intento di sollevarsi dal disastro della guerra, aveva firmato con il Belgio il famoso accordo Uomo-Carbone. Il governo provvisorio De Gasperi aveva l'esigenza assoluta di far ripartire l'economia, ma all'epoca significava carbone. Il Belgio ne aveva tanto, ma non abbastanza manodopera. L'Italia si impegnò a fornirla in cambio di una via privilegiata per l'acquisto dell'indispensabile materia prima. Non si badò al sottile. Contratti capestro per i minatori italiani, che la accettarono perché l'alternativa era la disoccupazione. Condizioni di lavoro disumane, come in qualche modo accade sempre, e questa è la grande lezione che giunge da quella tragedia, quando l'economia e il benessere sociale superano nella scala dei valori il rispetto della vita e delle condizioni di vita. Nasce con questo spirito, con questo profondo richiamo alle effettive priorità, la Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, istituita dal Presidente della Repubblica nel 2001 per celebrare, ricordare e onorare i tanti lavoratori italiani e il contributo economico, sociale, culturale del loro impegno. Una riflessione che è data dalla tragedia di Marcinelle, ma che spinge la mente ben oltre per far comprendere il fondamentale contributo italiano alle tante economie mondiali, anche se quel contratto Italia-Belgio del 1946 suona ancora come dolorosa piaga nella rinascita economica del dopoguerra. Il protocollo italo-belga infatti prevedeva il trasferimento di almeno 50.000 minatori italiani in Belgio. In cambio il governo belga si impegnava a vendere mensilmente all'Italia un minimo di 2.500 tonnellate di carbone ogni 1.000 minatori immigrati. La manodopera non doveva avere più di 35 anni e gli invii riguardavano 2.000 persone alla volta per settimana. Il contratto prevedeva 5 anni di miniera con l'obbligo tassativo, pena l'arresto, di farne almeno uno. Le pattuizioni tra i due governi furono dettagliate e minuziose in merito al reclutamento e allo spostamento dei lavoratori, ma nulla venne scritto relativamente ai loro diritti, alla loro salute, alla sicurezza. E infatti in miniera, Marcinelle a parte, i morti poi saranno migliaia. Rubens Tedeschi, grande giornalista italiano, scomparso 8 anni fa, inviato in Belgio a Marcinelle per conto dell'Unità, scriveva: «Uno spettacolo pauroso si è presentato ai nostri occhi quando siamo giunti davanti ai cancelli della miniera. Il fumo, un fumo denso, nero, acro, oscurava il cielo e rendeva l'aria irrespirabile.
Dal cielo buio cadeva una pioggia silenziosa di fuliginine. In tratto l'oscurità era lacerata da lingue di fuoco che guizzavano ruggendo dalle miniere della terra. Una folla composta, in massima parte di donne e di bambini, a stento trattenuta da cordoni di gendarmi, faceva ressa per avere notizie, si accalcava attorno ai membri delle squadre di soccorso che, dopo ore e ore di durissimo lavoro, tornavano alla superficie. Le informazioni che costoro recavano non erano rassicuranti. Dalla folla si levavano lamenti, invocazioni invettive, invettive contro il destino, ma anche contro coloro che portavano la pesante responsabilità della sciagura. Erano frasi gridate in molte lingue, in francese, in fiammingo, in greco, ma soprattutto in italiano, perché italiani sono in massima parte i sepolti vivi e italiani i loro figli e le loro mogli. I processi appurarono, come dicevo, le responsabilità gravissime della proprietà, che riteneva troppo costose e poco convenienti le misure di sicurezza che pure avrebbero potuto salvare tante vite. Ecco, questa giornata deve essere un profondo monito alle coscienze a fronte anche dell'odierna strage diluita di decessi sul lavoro. La scia di sangue, infatti, drammatica e purtroppo sottaciuta. Nei soli primi 4 mesi di quest'anno abbiamo avuto in Italia 66 morti sul lavoro al mese, più di 2 al giorno, secondo i dati ufficiali INAIL. In tutto, nei primi 4 mesi, 264 morti. Curiosamente, la stessa cifra, più o meno, della tragedia di Marcinelle. E questo è il ricordo in questo servizio di quella che fu davvero una grande tragedia che segnò veramente un'epoca. Oggi, vi ho detto, oltre che essere la giornata nazionale del che ricordo dei lavoratori italiani all'estero, è anche la giornata internazionale dedicata al gatto. Il gatto, tra l'altro, c'è anche un'altra giornata dedicata, ma questa è la giornata internazionale. E allora, dato che piace tanto, visto e ho confermato tutto ciò che riguarda gli animali, io nel celebrare questa giornata vi voglio far sentire una bellissima poesia di Pablo Neruda, altro recitata da un bravissimo attore marchigiano maceratese, e sentiamola insieme così per un omaggio che ama il gatto. Gli animali furono imperfetti, lunghi di coda, plumbei di testa, piano piano si misero in ordine, divennero paesaggio, acquistarono nei, grazia, volo. Il gatto, soltanto il gatto, apparve completo e orgoglioso, nacque completamente rifinito. Cammina solo e sa quello che vuole. L'uomo vuole essere pesce e uccello, il serpente vorrebbe avere ali, il cane è un leone spaesato, l'ingegnere vuole essere poeta, la mosca studia per rondine, il poeta cerca di imitare la mosca, ma il gatto vuol solo essere gatto. Ed ogni gatto è gatto, dai baffi alla coda, dal fiuto al topo vivo, dalla notte fino ai suoi occhi d'oro. Non c'è unità come la sua. Non hanno la luna o il fiore una tale coesione. È una sola cosa, come il sole o il topazio, e l'elastica linea del suo corpo, salda e sottile, è come la linea della prua di una nave. I suoi occhi gialli hanno lasciato una sola fessura per gettarvi le monete della notte. Oh piccolo imperatore senza orbe, conquistatore senza patria, minima tigre di salotto, nuziale sultano del cielo, delle tegole erotiche, il vento dell'amore all'aria aperta reclami quando passi e posi quattro piedi delicati sul suolo, fiutando, diffidando,
di ogni cosa terrestre, perché tutto è mondo per l'immacolato piede del gatto. Oh, fiera indipendente della casa, arrogante vestigio della notte, neghittoso, ginnastico ed estraneo, profondissimo gatto, poliziotto segreto delle stanze, insegna di un irreperibile velluto, probabilmente non c'è enigma nel tuo contegno. Forse non sei mistero, tutti sanno di te ed appartieni all'abitante meno misterioso. Forse tutti si credono padroni, proprietari, parenti di gatti, compagni, colleghi, discepoli o amici del proprio gatto. Io no, io non sono d'accordo. Io non conosco il gatto. So tutto. La vita è il suo arcipelago, il mare è la città incalcolabile, la botanica, il gineceo coi suoi peccati, il per e il meno della matematica, gli imbuti vulcanici del mondo, il guscio irreale del coccodrillo, la bontà ignorata del pompiere, l'atavismo azzurro del sacerdote. Ma non riesco a decifrare un gatto. Sul suo distacco la ragione slitta. Numeri d'oro stanno nei suoi occhi. Straordinaria ode al gatto di Pablo Neruda, un gatto che si caratterizza per atteggiamenti di indipendenza e a volte anche incomprensibili, i suoi sembrano capricci. A proposito di capricci, dato che è un periodo di vacanze, si va in vacanza con i bambini, è un periodo in cui forse per il mare i bambini si innervosiscono, la gestione della rabbia dei bambini è l'argomento dell'intervento di oggi della psicologa Gloria Trapanese. Sentiamolo. Riconoscere le manifestazioni di rabbia dei propri bambini, saperle gestire e convogliarla in energia positiva è uno dei compiti, forse uno dei compiti più difficili che spetta a un genitore. Spesso la manifestazione di rabbia genera nei genitori apprensione, paura e in alcuni casi anche un senso di vergogna. Alcuni genitori vengono paralizzati da quelle che sono le manifestazioni di rabbia messe in atto dal bambino, altri cercano di razionalizzare parlando e comunicando con il bambino, altri ancora cercano di fermare questo tipo di comportamento e con il rischio di perdere il controllo e aggiungendo la loro rabbia a quella del bambino. Ebbene, quindi è importante avere dei piccoli suggerimenti o strumenti che facciano sì che questa rabbia del tutto funzionale e normale che può essere provata appunto dal bambino venga gestita in maniera adeguata dai genitori stessi. Innanzitutto un suggerimento è appunto quello di normalizzare questo tipo di emozione che fa parte appunto di delle emozioni primarie come la paura, la tristezza, la gioia. La rabbia è un'emozione che è normale che il bambino possa provare di fronte a determinate situazioni. Una delle azioni che molto spesso vengono messe in atto, come dicevamo prima, dai genitori è quello di alzare il tono della voce per far sì che il bambino possa in un certo senso calmarsi. Ebbene, questo tipo di modalità non farà altro che, oltre che agitare il bambino, non farlo sentire compreso, generando in lui ulteriore frustrazione, perché in quel momento nessuno sta comprendendo quello che lui stesso sta sentendo. Ecco allora che possono venire utili alcuni spunti, alcuni suggerimenti, come quello ad esempio di parlare in maniera molto pacata e calma, con un tono quindi di voce molto basso al bambino che in quel momento sta manifestando la rabbia. E altrettanto utile potrebbe essere, ad esempio, il proporre al bambino, a seconda ovviamente dello stadio evolutivo, la possibilità di esprimere quella rabbia, perché no, magari attraverso uno scritto,
scritto attraverso un disegno o meglio ancora un suggerimento è quello di predisporre all'interno della casa o della cameretta stessa del bambino un angolo dedicato proprio alla rabbia, dove il bambino possa in quell'angolo esprimere l'emozione della rabbia in totale libertà. Importante ricordare, non dire mai non essere arrabbiato. La rabbia va normalizzata e accolta. Bene, allora siamo verso la conclusione, ma prima di concludere vorrei raccomandarvi, magari al bambino arrabbiato, raccontategli una favola e magari una favola di Gigi Avanti, teologo, consulente familiare e quindi perfettamente in linea con l'argomento fin qui trattato. Sentite questa favola, si chiama Il Club dei 99, non è una favola per bambini, è una favola per adulti, ma si può benissimo raccontarla anche ai bambini. Sentite il significato e credo che lo comprenderete facilmente. C'era una volta un re molto triste che aveva un servo molto felice che circolava sempre con un grande sorriso sul volto. Paggio gli chiese un giorno re: "Ma qual è il segreto della tua allegria?" "Non ho nessun segreto, signore, non ho motivo di essere triste. Sono felice di servirvi. Con mia moglie e i miei figli vivo nella casa che ci è stata assegnata dalla corte. Ho cibo e vestiti e qualche moneta di mancia ogni tanto." Allora il re chiamò il più saggio dei suoi consiglieri e gli disse: "Voglio il segreto della felicità del paggio." "Non puoi capire il segreto della sua felicità, ma se vuoi puoi sottrargliela," gli disse. "E come?" "Facendo entrare il tuo paggio nel giro del 99." "E che cosa significa?" "Fai quello che ti dico." Seguendo le indicazioni del consigliere, il re preparò una borsa che conteneva 99 monete d'oro e la fece dare al paggio con un messaggio che diceva: "Questo tesoro è tuo. Goditelo e non dire a nessuno dove lo hai trovato e come lo hai trovato." Il paggio non aveva mai visto tanto denaro e, pieno di eccitazione, cominciò a contare 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98, 99, 99. Deluso, indugiò con lo sguardo sopra il tavolo alla ricerca della moneta mancante, per fare 1.000, no? "Sono stato derubato," gridò. "Sono stato derubato. Maledetti!" Cercò di nuovo sopra il tavolo, per terra, nella borsa, tra i vestiti, nelle tasche, sotto i mobili, ma non trovò quello che cercava. Sopra il tavolo, quasi a prendersi gioco di lui, un mucchietto di monete splendenti gli ricordava che aveva 99 monete d'oro. Soltanto 99, ne mancava 99 monete. "Sono tanti soldi," pensò, "ma mi manca una moneta." "99 non è un numero completo," pensava. "No, 100 è un numero completo. 99 no." La faccia del paggio non era più la stessa. Aveva la fronte corrugata, lineamenti irrigiditi, stringeva gli occhi e la bocca gli si contraeva in un'orribile smorfia, mostrando i denti. Calcolò quanto tempo avrebbe dovuto lavorare per guadagnare la centesima moneta. Avrebbe fatto lavorare sua moglie e i suoi figli 10-12 anni, ma ce l'avrebbe fatta. Il paggio era entrato nel club del 99. Non passò molto tempo che il re lo licenziò. Non era piacevole avere un paggio sempre di cattivo umore. Ciao. Ed invece l'umore dei marchigiani, almeno per quello che riguarda il meteo, sembra destinato a migliorare.
Vedete, oggi le previsioni in mattinata, giornata serena, sarà serena anche nel pomeriggio e in serata, e queste condizioni proseguiranno, stando alle previsioni, anche domani e anche nelle prossime giornate. Bene, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, la numero 52 dell'Edicola del Trap. Non mi resta che ringraziare quanti mi hanno seguito. Quanti vorranno seguire poi su YouTube i vari video che noi pubblichiamo. Grazie a voi tutti, buona giornata.